Nozze d'oro per la mostra dell'artigianato artistico di Guardia Grele, che da quest'anno aggiunge una formula rinnovata che consentirà di rendere visibile l'esposizione ai visitatori che non potranno arrivare in Abruzzo a causa del Covid-19. L'ente mostra ha realizzato infatti un tour virtuale della rassegna che permetterà all'utente di visitare le stanze dedicate all'arte direttamente da casa tramite smartphone. Inoltre sarà attivato un sistema di e-commerce gestito dall'ente per la vendita online dei manufatti. Un vero e proprio progetto di digitalizzazione che offre una valida alternativa alla mostra. Con queste novità e con il taglio del nastro da parte del presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, si è aperta la 50ª edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese in scena Guardia Grele dal 1 al 26 agosto all'interno del Palazzo dell'Artigianato in via Roma 28. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23. In questo anno così importante per la mostra, l'ente ha previsto, ad inizio del percorso espositivo, un omaggio all'arte orafa e agli artigiani storici. La prima sala, infatti, curata da Adriana Gandolfi, ospita un omaggio ai maestri orafi abruzzesi, con opere che spaziano dall'arte ecclesiastica al decoro, dalla lavorazione a sbalzo alla filigrana tipica delle presentose. La seconda stanza, invece, è dedicata ai pezzi storici di importanti artigiani, realizzati tra la fine del 1800 e il 1970, come ceramiche, ferro battuto, capitelli in pietra, lavorazioni del legno e tessuti. La mostra c'è da 50 anni, dal 1971, oggi celebriamo le nozze d'oro dell'ente mostra. Grande risalto a questa mostra, alla bellezza delle opere che gli artigiani abruzzesi hanno portato per questa occasione, e li ringrazio di cuore. Dico sempre che gli artigiani lavorano con le mani, ma nelle opere che realizzano ci mettono il cuore, quindi vengono fuori veramente dei capolavori di arte assoluta. Questa sarà una edizione particolare e andrà avanti con il rispetto di tutta la normativa Covid prevista dal Ministero della Salute, quindi chi arriverà a Guardia Grele sarà misurata la temperatura, sarà usato il gel disinfettante, il distanziamento, quindi tutte quante le norme di sicurezza, quindi si può venire tranquillamente a visitare la mostra di Guardia Grele. Veniamo da lontano, storia, cultura, tradizione abruzzese, però gli artigiani abruzzesi oggi si sono anche orientati verso le nuove tecnologie, quindi l'uso del 3D, l'uso del digitale, e sicuramente tante opere che sono esposte in questa mostra sono state fatte con l'uso di queste nuove tecnologie. La mostra è fatta da tante più di 20 sale espositive. La prima sala espositiva, curata dalla dottoressa Adriana Gandolfi, dove c'è un omaggio all'oreficeria abruzzese. Una seconda sala dove ci sono i mestieri tutti i mestieri artigianali che hanno contraddistinto il territorio abruzzese e che purtroppo rischiano di scomparire. Quindi un input che voglio dare alla politica è quella di investire sulle nuove generazioni, investire sulla formazione dei giovani, perché purtroppo nei licei artistici le ore di laboratorio sono state quasi azzerate, eliminate, e quindi i giovani che frequentano queste scuole hanno bisogno di saper usare le mani, e allora gli artigiani abruzzesi spesso si mettono a disposizione per trasmettere questi mestieri artigianali che altrimenti rischiano di scomparire. Come potranno convivere nel futuro arte antica e arte moderna?
sicuramente è un connubio importante che va valorizzato, e in Abruzzo abbiamo questa fortuna di avere l'antico, di avere il tradizionale, di avere anche il moderno, e quindi c'è la soddisfazione di tutte le persone che verranno a vedere la mostra. E abbiamo anche pensato quest'anno di fare due iniziative, di proporre due iniziative nuove: un virtual tour per far vedere da remoto la mostra, quindi chi non arriverà in Abruzzo per le note vicende Covid avrà modo di vedere da casa con il tablet e con il PC la mostra, e un sito e-commerce che darà agli artigiani un po' di ossigeno. In fondo in questo periodo di Covid c'è stata una esplosione delle vendite online, e quindi abbiamo voluto dare questo riconoscimento, questo premio agli artigiani abruzzesi che hanno bisogno di fare cassa, di vivere e di continuare la tradizione delle botteghe artigiane che altrimenti rischiano di scomparire. Appuntamento molto importante. Lo scorso anno prendemmo l'impegno di celebrare degnamente il 50° anniversario, abbiamo mantenuto l'impegno stanziando i fondi necessari a fare in modo che questa edizione fosse un'edizione particolarmente pregiata, e quindi è con grande soddisfazione che oggi possiamo inaugurare questa mostra che ha anche superato, come dire, le difficoltà dovute alla pandemia, al clima Covid, ma sono certo che sarà capace di raccogliere tutto il successo che merita. Purtroppo non c'è settore che non abbia subito conseguenze molto, molto pesanti, e noi siamo in campo anche per trovare le risorse necessarie a garantire a artigiani, professionisti, imprenditori, lavoratori di poter superare la crisi economica. Speriamo che arrivino presto anche i fondi dell'Europa e del governo, perché finora non li abbiamo visti, anzi la Regione ha anticipato decine di milioni di spese per l'emergenza che stiamo ancora attendendo di vedere ripianate. Ecco, questa mostra è testimonianza che l'Abruzzo non si ferma. L'Abruzzo non si è mai fermato. Se c'è una Regione che ha come caratteristica la resilienza, cioè la capacità di affrontare con spirito proattivo e persino positivo anche le peggiori avversità, questa è proprio l'Abruzzo e il popolo abruzzese. Quindi stiamo andando avanti e andremo avanti anche di fronte a quest'altra tragedia. Insieme al turismo, che cosa può rappresentare l'artigianato artistico abruzzese? Intanto rappresenta un lascito enorme di tradizione, di cultura, di memoria, di identità. Senza l'identità non c'è altro, è il perno su cui si regge poi il resto, quindi la proiezione verso l'esterno, compreso l'attrattiva turistica, nasce anche da questo, dal patrimonio culturale, dall'identità di un popolo, e fa parte del proprio paesaggio interiore.
Assessore, parte questa mostra qui a Guardia Grele dell'artigianato artistico abruzzese, 50 anni, un'annata importante sia per Guardia Grele ma anche per la regione. Ma intanto l'importante è averla fatta in un periodo, insomma, così complicato. Era giusto e doveroso farla perché l'economia deve andare avanti, perché Guardia Grele è la capitale di un comprensorio che rappresenta tutto l'Abruzzo. Qui ci sono tutte le bellezze, le tipicità comprese proprio all'interno della città, del nostro meraviglioso territorio. Tra l'altro c'è questo artigianato artistico, che è una peculiarità importante, una tradizione che deve essere mantenuta, che dobbiamo continuare a tenere in piedi perché che dà dei risultati importanti. Ci tenevamo ad essere presenti perché 50 anni è una soglia importante, significa che abbiamo fatto bene negli anni passati, negli anni 2000 con il presidente Giovanni Pace, quando io ero presidente della provincia di Chieti, ad acquistare questo immobile, a destinarlo all'ente, a crederci e magari adesso a cominciare a ragionare un pochino di più anche sulla formazione dei nostri ragazzi, perché con l'artigianato qualche forma di reddito importante si può ottenere. È importante soprattutto ricordare che insomma, lo sviluppo economico si lega all'artigianato in maniera inscindibile, perché oltre alla produzione artistica che c'è, comunque sviluppa anche un turismo di importazione che chiaramente ha dei segnali forti. La regione può fare tanto se continua a crederci, ad investire in questo tipo di attività. Poi dobbiamo accompagnare molto con la formazione scolastica, e qui la regione può fare poco, e invece con la formazione professionale la regione può fare molto, perché è competenza della regione finanziare e stimolare la formazione. Questo è il senso delle alcune richieste che ci sono venute, ma ci erano già state presentate. Il problema è che stavamo iniziando un percorso importante che purtroppo si è interrotto, sia in questo senso sia soprattutto in quel che sono altre richieste che ci sono state fatte, che comunque riguardano risorse che possono essere destinate a questo ente e a questo comune. Purtroppo il virus, la pandemia che ha colpito oramai l'intero pianeta, ha bloccato questo processo. Stiamo ricominciando la programmazione sia sui fondi di coesione e sviluppo sia su quelli europei, e noi riteniamo di poter continuare quel percorso che avevamo iniziato. Sul sito dell'ente si è aperta una finestra sull'e-commerce, ecco, questa è un'importante opportunità per tutti, soprattutto per fare reddito. Assolutamente sì, era necessario prima e forse c'è stato qualche leggero ritardo, è più necessario oggi che magari la mobilità è un pochino condizionata da questi eventi, però credo che bene hanno fatto a metterla in evidenza, e mi auguro, e comunque dalle parole del Presidente Marsibiglio mi è sembrato che ci sia la volontà di proseguire verso questo sviluppo. Oramai credo che sia indispensabile, e se non si fa si rimane indietro. Per chiudere, forse quest'anno col problema Covid tanti italiani che non hanno fino adesso scoperto Guardia Grele potranno farlo. Sicuramente il nostro territorio è ricco di bellezze monumentali, architettoniche, artistiche, è ricco della montagna, del mare, è ricco delle tradizioni degli artigiani abruzzesi, quindi sicuramente avremo tanti abruzzesi che sceglieranno di venire a visitare la mostra, ma cosa che già succede, e quindi c'è un avviamento di questa attività, perché 50 anni non passano velocemente, sono tanti anni di storia, tante abitudini buone che le persone, i visitatori hanno acquisito, e quindi torneranno sicuramente a vedere la 50ª edizione della mostra dell'artigianato, che sarà aperta e visitabile dal 1 agosto al 23 agosto, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23.